Oggi parliamo di VeChain, una cripto di cui si parla molto poco, ma che ha un potenziale molto grande. È infatti una delle poche blockchain a essere utilizzata realmente da tante aziende. Aziende del calibro di PwC, BMW, Walmart e tante altre. Nel video di oggi cerchiamo di capire innanzitutto come funziona, che cos'è, qual è lo scopo nel mondo di VeChain, tutto quello che c'è da sapere. E poi ci concentriamo sul valore della cripto VET e VTO, che sono le due coin associate a VeChain. Andiamo a studiare le tokenomics, andiamo a vedere appunto che cos'è che ci dà valore e quale può essere una sua proiezione del valore nel futuro. Seguitemi perché sarà interessante. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come ormai è di tradizione, anche per questa mini spiegazione rapida, semplice ma completa di VeChain, mi aiuto con un po' di slide, proprio con l'obiettivo di non divagare troppo e non perdere tempo, perché altrimenti lo sapete che i miei sproloqui durano delle mezz'ore. Queste slide le potete scaricare gratuitamente dal link che trovate in descrizione. Iniziamo con la domanda più importante, ovvero che cos'è VeChain? VeChain è una blockchain, da non confondere quindi con i suoi due token che sono VET e VTO, ne parleremo tra poco, blockchain as a service, che vuol dire è un servizio, la blockchain consiste anche in un servizio integrabile in diverse filiere produttive, in diversi processi aziendali, con diversi target, in particolare il settore supply chain e logistica, quindi la tracciabilità di un bene, della trasformazione e distribuzione di un bene in tutta la sua filiera produttiva, l'internet delle cose, quindi immaginatevi, sempre rimanendo nel campo logistico, che è facile da capire, tutta quella sensoristica che viene messa lungo la filiera produttiva per monitorare ad esempio data e ora di passaggio di un certo bene o una parte del bene prima dell'assemblaggio, nonché il pezzo di un certo lotto, ok? Quindi un monitoraggio anche di tutta la filiera stessa. Il sensore comunica con la blockchain, questo è l'internet delle cose, e trasmette ad esempio un timestamping nonché altri dati all'interno della transazione stessa, che poi possono essere riprocessati e gestiti. L'identità digitale è un altro target molto importante e molto concreto, come vedremo in uno use case che analizziamo più tardi, di VeChain, nonché l'integrità dei dati e soprattutto la loro autenticità. Il focus, come vi dicevo, è su utilizzatori di tipo enterprise, quindi clienti aziendali, anche se, come vedremo, anche qui si sta un po' espandendo. Ci sono alcuni primi use case destinati anche al grande pubblico, chiamiamolo. Gli use case in questo caso sono già estremamente reali, già avviati, quindi non si parla di faremo in futuro chissà quando, ma si parla di un servizio già attivo, già utilizzato e soprattutto con partner particolarmente importanti come PwC, come BMW, Louis Vuitton, Walmart e tanti tanti altri. Basta che cerchiate, adesso io non vi sto a fare l'elenco, se vi mettete su Google a cercare VeChain Partners ne trovate veramente un'infinità ed è anche interessante vedere appunto le applicazioni concrete che la blockchain può avere. Una delle domande che mi viene rivolta più spesso è proprio quella: ma nel mondo reale a che cosa serve la blockchain? Ecco, quello di oggi sarà un caso studio molto molto interessante. Però prima di arrivare ai casi studio concreti, partiamo con la struttura della blockchain, quindi il suo algoritmo di consenso, come è strutturata, come funziona. Allora, a VeChain, partite da questo fatto, non interessa la decentralizzazione. Quindi non è ovviamente un server centrale, perché altrimenti non avrebbe neanche senso creare una blockchain, ma non è anche Bitcoin, ok? A livello di decentralizzazione. Il focus è maggiormente posto sulla scalabilità e l'usabilità, proprio per il target soprattutto aziendale e di internet delle cose che ha. Serve assolutamente la velocità nelle transazioni. L'algoritmo di consenso utilizzato è un proof of authority, dove c'è una governance ristretta, in particolare composta da 101 masternode che vengono chiamati authority node,
Questi nodi si occupano della validazione dei blocchi e delle transazioni, quindi governano di fatto il network. Questi nodi sono stati, cioè sono, perché possono cambiare, non è che sono fissi, ci sono alcune caratteristiche, magari tra poco le vediamo, sono obbligati a fare KYC per un fatto di compliance, ecco. Il KYC non è reso pubblico, ok, ma viene diffuso, cioè all'interno della VeChain Foundation e tra loro, quindi ogni authority node sa chi sono gli altri. Non viene pubblicato per motivi soprattutto di, insomma, privacy sotto un punto di vista anche economico, perché se io privato fossi, insomma, pubblicato, fosse pubblicato il fatto che possiedo una certa quantità di coin, perché come ho scritto lì sotto servono almeno 25 milioni di VET, non è che mi piacerebbe tanto, ecco. Alcune aziende che fanno parte degli authority node, come l'azienda tedesca DNVGL e PVC, hanno invece pubblicato, perché era interesse loro farlo, il fatto che sono appunto tra questi nodi di governance assoluta della blockchain VeChain. Come vi accennavo poco fa, servono 25, almeno 25 milioni di VET in staking per poter avere un authority node, più anche l'hardware, quindi serve una macchina dedicata. Non sono le uniche tipologie di nodi che ci sono, perché esistono anche gli economic nodes, sono delle versioni, diciamo, low tier, ovvero che hanno dei requisiti minori, però non validano, attenzione, le transazioni e i blocchi, fanno altre attività. Non vado adesso nel dettaglio delle attività svolte dagli economic nodes, anche perché ce n'è di diversi tipi, anche lì andremmo troppo nel dettaglio, esula un po' dallo scopo di oggi, che è la comprensione comunque del funzionamento di questa blockchain. Vi basti sapere che è necessario avere almeno, per quello di fascia più bassa, 1 milione di VET e non serve hardware. Anche gli economic nodes hanno potere di voto, perché c'è una governance, come vi dicevo, che in particolare ovviamente pesano su di essa gli authority nodes, ma anche gli economic nodes hanno un potere di voto, nonché ovviamente inferiore. Non è necessario hardware, quindi è sufficiente avere il wallet, che è anche un'app mobile, volendo andare a mettere in staking i propri VET, e sostanzialmente quello che succede è che si riceve una ricompensa maggiore, oltre al potere di voto, nella coin VTO, che andremo a vedere tra poco, rispetto al mero staking senza avere nessun nodo. Bene, ora procediamo e cerchiamo di capire che cosa fa concretamente questa blockchain. Abbiamo fatto un accenno all'inizio, ma cerchiamo di capirlo meglio. Alcune categorie, non sono tutte ovviamente, ve ne ho selezionate alcune che sono secondo me semplici e immediate da capire. Nel settore food, la tracciabilità, la provenienza e le certificazioni. Ci sono dei casi molto interessanti, come ad esempio anche in Italia, un caso che ha fatto notizia, mi ricordo, è quello della tracciabilità dei vini. E è stato proprio grazie, tra l'altro, a quell'azienda di cui vi parlavo prima, che vi ho nominato prima, che è la DNVGL, che è un'azienda tedesca molto importante, e in collaborazione proprio con alcuni vinicoli italiani hanno fatto questo sistema di tracciabilità dei vini stessi. Non mi ricordo se ve ne ho parlato dopo, sì, esatto, eccolo qua, ve ne ho parlato dopo. Beh, ve lo accenno un attimino giusto perché parliamo di use cases. Il progetto si chiama My Story e in sostanza è un QR code sulla bottiglia di vino che vi va a raccontare tutta la storia appunto del vino stesso, cioè da che cosa è composto, dove è stata coltivata l'uva in questione, a che temperatura è stato tenuto, insomma tutto grazie all'integrazione con la sensoristica che vi dicevo poco fa. Un altro settore molto interessante è quello dell'anticontraffazione. Ad esempio nell'industria del lusso la contraffazione è un problema molto grave, ma anche Renault, per dire una casa automobilistica, implementa un sistema di anticontraffazione delle parti dell'auto con il quale utilizza, cioè che si integra con la blockchain VeChain proprio per andare a certificare le parti.
Dati sanitari, un altro use case molto interessante. Abbiamo parlato prima di gestione di identità digitale e soprattutto di integrità dei dati. Sui dati sanitari queste due cose sono assolutamente importanti, perché da un lato è possibile andare a consultare dati sanitari magari di alcuni pazienti senza per forza di cose dover divulgare o aver presente tutti i suoi dati anagrafici, quindi c'è un tema di privacy. Dall'altra parte l'autenticità è garantita proprio dal fatto che tutto il percorso di questo paziente è registrato su blockchain. Un esempio concreto: dall'ospedale di Cipro è stata gestita tutta una partita di vaccini contro il Covid, nonché dei cosiddetti Green Pass, sono registrati appunto sulla blockchain VeChain. Il gaming e gli NFT, ecco, questo è un tema che esula un po' dal target enterprise che dicevamo all'inizio. C'è questa nuova applicazione che si chiama Vulcanverse, è uscito da poco, non è ancora credo in versione stabile, cioè sono uscite delle beta, e comunque c'è molto molto hype, tant'è che la stessa beta è una delle maggiori consumatrici di gas della blockchain VeChain, e quindi anche il mondo degli NFT, grazie a degli standard ad hoc che sono stati sviluppati sulla blockchain stessa, è implementabile anche su VeChain con l'efficienza di questa blockchain. Infine, il punto di forza maggiore della blockchain VeChain è l'integrazione con i principali software di gestione aziendale, ad esempio SAP, Oracle, i software di logistica, e questo è reso possibile anche grazie a un kit che è plug and play, quindi proprio un kit destinato all'azienda che non vuole neanche sapere cos'è la blockchain, vuol sapere che la utilizza e che ha determinati vantaggi, si integra con VeChain ma non deve configurare o fare cose. Grazie a questo kit che si chiama Toolchain è possibile integrare i propri sistemi in maniera estremamente semplice con la blockchain VeChain. La tokenomics, infine, abbiamo accennato prima dei token VET e VTO, sono due token per la stessa blockchain. Come mai questa scelta? È un po' simile, per chi ha seguito un po' il mondo cripto anche già da tempo, alla scelta di NIO e GAS. Allora, in sostanza abbiamo un token che è la riserva di valore, chiamiamola, e l'altro è o l'investimento comunque nella blockchain stessa, e l'altro è il GAS, quindi è ciò che viene consumato per utilizzare concretamente il servizio, per utilizzare la blockchain. I due token differiscono chiaramente per tokenomics, perché il token VET ha una supply fissa, ok, già erogata completamente, e quindi non è inflattivo. Al contrario, il token VTHO ha una supply illimitata, fortemente inflattivo, perché la detenzione del token VET va a generare dei VTO ogni giorno. Quindi io, azienda che voglio utilizzare questo servizio, posso scegliere o di acquistare VTO sul mercato, banalmente, e utilizzarlo per andare a interagire con gli smart contract, per fare transazioni e quant'altro, oppure detenere i VET che mi generano i VTO necessari, così non devo stare a continuare ad acquistarli a mercato. I VTO, come vi ho appunto appena detto, servono a pagare il gas nell'uso degli smart contract, è un po' il corrispettivo degli Ether, ok? Io interagisco con la blockchain VeChain, pago il gas in token VTO. I token usati per questo scopo vengono bruciati, e quindi c'è una componente molto importante di domanda, ovvero più transazioni vengono eseguite sulla blockchain, più VTO vengono distrutti, e quindi oltre a una certa soglia si arriva ad avere una dinamica quasi deflattiva, ok? Tendenzialmente potrebbe anche diventare deflattiva. Immagino che poi la governance voterebbe per andare a variare l'emissione, perché non è interesse comunque della blockchain avere questi token troppo deflattivi, perché sono beni di consumo, non di detenzione, servono appunto per essere consumati. Però una tokenomics interessante, perché genera una domanda soprattutto per VET, che invece ha una supply limitata e genera in continuazione questi VTO.
Infine, andiamo a dare un'occhiata a una curiosità, ovvero i maggiori utilizzatori di VTO al momento, quindi chi è che brucia più gas? Allora, al primo posto abbiamo Walmart, questo per far capire che al momento è il maggior utilizzatore di questa blockchain, per scopi di logistica e di inventario. Al secondo posto abbiamo la DNVGL, che è quell'azienda di risk management tedesca, che vi accennavo poco fa, perché ha fondato insieme agli italiani il progetto My Story per il discorso della tracciabilità dei vini, ne abbiamo parlato appunto nel tema food and beverage. Vulcanverse, pensate, è già uno dei maggiori utilizzatori e, come vi dicevo, al crescere degli utilizzatori, quindi del network, cresce la domanda per VTO e VET, e quindi questo è assolutamente un driver di prezzo molto molto importante. E visti i presupposti che questa blockchain ha, viste le partnership che continuano a crescere e il team estremamente ben radicato, penso proprio che da un punto di vista fondamentale il valore sarà crescente nel tempo. E voi che cosa ne pensate? Avete investito in VET? Cosa pensate dei suoi utilizzi? Hanno senso? Non hanno senso? Insomma, tutto quello che vi viene in mente scrivetelo nei commenti, anche come vi immaginate VET da qui a 5 anni. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!